Qual è l'obiettivo di questo ebook? È quello di illustrare 18 progetti che sono stati finanziati dalla Regione Toscana e che hanno visto la collaborazione di due diversi settori regionali, quello dell'agricoltura e quello dell'università e della ricerca. L'obiettivo e l'idea di fondo era quello di portare la ricerca e l'innovazione all'interno di un settore tradizionale come quello dell'agroalimentare, che è anche una componente fondamentale del nostro e rappresentativa del nostro patrimonio culturale. C'è stato un bando che è stato accolto con grande entusiasmo e partecipazione da tutti i portatori di interesse nel settore agroalimentare. Infatti i progetti che sono stati presentati erano 55, tutti molto interessanti e qualificanti. Per questo, per valutarli e quindi selezionarli, è stato costituito un nucleo composto da docenti universitari esterni alla rete toscana della ricerca e accreditati dal MIUR sulle materie appunto oggetto del bando. In un primo momento sono stati finanziati 12 progetti, ma l'interesse della Regione per le progettualità proposto è stato tale che si è cercato e si è stanziato ulteriori risorse per permettere che venissero finanziati 18 progetti. I progetti sono stati presentati e poi realizzati da università, centri di ricerca, con la partecipazione di imprese, e anche questo è un aspetto molto importante perché ha messo subito in luce, attraverso il cofinanziamento da parte delle imprese, ha messo in luce l'interesse di queste ultime verso i temi trattati. Quindi, dove sta l'importanza di questo progetto? Che con poche risorse per ciascun progetto le università, i centri di ricerca toscani e le imprese hanno collaborato per ottenere dei risultati grandi e performanti. Quindi pochi soldi, piccole realtà produttive, ma grande entusiasmo e grandi risultati. Naturalmente il ruolo della ricerca, delle università e dei centri di ricerca è stato fondamentale, infatti l'obiettivo era quello di portare un impulso innovativo alle imprese che operano in questo settore, cioè portare innovazione però senza stravolgere la tradizione, e sappiamo quanto di questo ce ne sia bisogno. Importante è stata anche la valorizzazione dei prodotti toscani, che sono simbolo della nostra regione e che contengono in sé, richiamano una tradizione della nostra e la cultura della nostra terra. Quali sono stati i temi cardini? La tutela dei consumatori, evidenziando per esempio la tracciabilità dei cibi, oppure l'uso di quegli alimenti che possono aiutare la salute dell'uomo, e la valorizzazione della catena commerciale dei prodotti toscani. Abbiamo già avuto modo di conoscere questi prodotti perché sono stati presentati in occasione di Expo 2015 a Milano e due eventi a Firenze. Ma noi crediamo che la lettura di questo ebook sia appunto la testimonianza del valore di questi progetti e appunto possano essere letti ulteriormente per far sì che anche imprese che non sono toscane possano capire l'importanza di questi progetti e magari applicarli.